hanno dato il via libera al testo del disegno di legge sul federalismo fiscale. Nessun voto contrario, il Partito Democratico si è astenuto. Nessuna modifica rispetto al testo già licenziato dalla Camera. Bocciati invece tutti i 53 emendamenti presentati in gran parte dall'opposizione, eccetto quello del Presidente della Commissione Finanze Mario Baldassarri del PDL, riguardante il tetto alla pressione fiscale da fissare per legge. Il provvedimento, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera, arriverà in aula il 28 aprile per la terza lettura parlamentare. Soddisfazione è stata espressa dal Ministro per la Semplificazione Roberto Calderoli. Il Senato ha detto e si è insediato il 29 aprile, forse nel giorno dell'insediamento a distanza di un anno si riesce a portare a casa una riforma di quelle dimensioni. Un bel passaggio, ha continuato Calderoli, sottolineando il fatto che non vi sia stato nessun voto contrario, ma solo dichiarazioni di condivisione di progetto. Tra i principali punti del provvedimento, una maggiore autonomia tributaria per regioni ed enti locali, con una particolare attenzione a non aumentare la pressione fiscale, l'istituzione di una bicameralina composta da 15 deputati e 15 senatori con il compito di esprimere un parere sui decreti attuativi, la creazione di 10 città metropolitane. Gli enti territoriali inoltre saranno obbligati a rispettare un patto di convergenza sui costi e sui fabbisogni standard e dovranno essere anche più responsabili. Saranno dunque premiate le amministrazioni più virtuose, mentre per quelli inadempienti sono previste sanzioni fino al commissariamento.